Valore Sport, il comune di San Valentino Torio accoglie il mondo dello sport, accoglie un campione paralimpico, accoglie tanti giovani per diffondere un messaggio, quello dello sport che non è soltanto vittoria ma è anche partecipazione. Sì, oggi è la giornata internazionale dello sport, 6 aprile l'abbiamo voluta celebrare grazie all'iniziativa di alcune associazioni e l'abbiamo sostenuta tramite la delega allo sport, perché l'amministrazione comunale ci tiene a queste iniziative, promuovere il benessere, la salute e quindi non solo la vittoria, giustamente, ma la partecipazione è fondamentale, ma poi lo sport è aggregazione sociale, è vita, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare ai tanti giovani, ai tanti ragazzi, ai tanti adolescenti che parteciperanno stamattina e anche con la testimonianza di un campione paralimpico come Daniele Cassioli, che appunto è un esempio da tanti punti di vista per chi vuole intraprendere la pratica sportiva. Abbiamo cercato di aggregare quanto è più possibile, perché per me lo sport è aggregazione, infatti ci saranno molte società sportive, da chi si occupa del calcio, chi si occupa dello sci nautico, perché Daniele è campione di sci nautico, abbiamo un'altra società che è podistica, che comunque è presente stamattina, e noi come amministrazione comunale abbiamo dato sia il patrocinio morale che economico, perché crediamo in queste iniziative e quindi ci fa piacere quando poi, come hai ben detto tu, San Valentino poi stamattina diventa un punto cruciale della manifestazione sportiva, visto che oggi è la giornata mondiale dello sport. Ma direi che questa è la prima cosa. Io sono molto contento intanto di essere qui a San Valentino Torio ed è bello condividere i valori dello sport. Le medaglie poi sono un fatto di cronaca, è una soddisfazione personale e chiaramente è anche l'anima dello sport, la classifica. Detto questo, a volte diventano anche un po' un inganno, nel senso che lo sport ti fa crescere non perché vinci, ma ti fa crescere perché ti spinge a metterti in gioco, ti insegna a stare in una squadra, ti insegna a trovare il tuo posto in un contesto, anche nel caso come il mio in cui si parla di sport individuale, il rapporto con l'altro, l'allenatore, il rapporto con la sconfitta, il rapporto con il sacrificio, insomma sono tutte cose che non importa se e quante medaglie vincerai, ma importa perché ti dà degli strumenti in più anche proprio nella costruzione del carattere. Per questo è bello che ci saranno tanti giovani, che ci sono tanti giovani, proprio perché i giovani devono fare sport al di là che diventeranno atleti da Olimpiadi, da Serie A oppure no.